got the power. Hi Warriors, what's up? My name is Rex21 e siamo nuovamente qui su Skyrim per nuove ed entusiasmantissime Skyrim avventure. Però prima di questo, come potete vedere, sono qui, non diciamo esattamente dove ero rimasto l'ultima volta. E come potete vedere da qui, se questo mi... come potete vedere è in inglese, perché come avevo spiegato su Domenica con Rex21 ho dovuto mettere il gioco in inglese perché sennò delle mod non funzionavano. E preparatevi a vedere una cosa che non vi sareste mai aspettati. Ta-da! Sì! La spada di ferro di Minecraft! Zucchia! Io ce l'ho e tu no, io ce l'ho e tu no, io ce l'ho, maledetta bambino! Soggia la mia spada di Minecraft! Sì, è la spada di ferro di... praticamente è una retexturizzazione della spada di ferro. Quindi adesso tutte le persone che hanno una spada di ferro avranno la spada di Minecraft. Come potete andare a vedere, questo omino qui ha la spada di Minecraft. No, non c'è una spada. Bastardo, prendi la spada di ferro. Eccetera. E questa è una mod più altre, diciamo, che ho modificato. Per esempio una è la mappa, che è la... come diavolo si chiama? No, diavolo sto facendo, non devo rimuovi. Come potete vedere adesso c'è fatta un po' più realistica, poi ci sono le strade, fortunatamente l'ho presa per me, sono le strade, questo mi pare sia una mod, si chiama Realistic Map, Realistic Skyrim Map, una cosa del genere, eccetera eccetera, adesso ho tutte le strade così da poter viaggiare, perché a vedere la strada, da qui a qui avrei seguito questa stradina e mi sarei... diciamo, ho potuto risparmiare un bel po' di cazzi e mazzi, ma te non sarebbe magari venuto divertente come prima. Le altre mod sono tre quest, ho varie aggiunto 3-4 quest fatte da degli utenti. Una secondo me è ottima, che te la attiva subito appena prendi la inserisci, che è By the Light of the Moon, che dobbiamo trovare una carovana che parte per Elsewhere, e praticamente ti aggiunge proprio un nuovo territorio, deserti, giungle, mostri nuovi, tanta roba nuova, e secondo me è fatta veramente molto bene. Ho visto il trailer, è una cosa veramente allucinante, ragazzi miei. Però la faremo in seguito. E poi un'altra cosa che a me ha sempre dato fastidio, non so a voi, che in pratica ci sono quelle 3, 4, 5 armature che poi si utilizzano. Oh, sto parlando, sto facendo un commento, vai via! Ok, dicevo, ci sono quelle 4-5 armature che poi uno utilizza, perché se fate il warrior come me fate quella di ferro, nanica, orchesca, tedrica, se proprio volete fare gli sboroni vi prendete quella draconica, quella del drago, insomma, e bene, una cosa un po' così, ma sono 4... Oh, ma che cazzo, ma tutti qui a parlare con me? Oh, qui c'è un cadavere che l'ho ucciso. Con una nuova mod che ho messo prima, che è spettacolare, poi ve la faccio vedere. Eccetera eccetera. E ho messo una mod che mette, mi pare, una ventina di armature in più. No, 20 no, 20 sono troppo. Una decina, una cosa così, per il warrior. Poi non so, tipo quelle elfiche eccetera, non l'ho controllate, ma sono veramente molte. E guardate un po', un attimo, perché la devo... mi sono messo prima un'altra cosa addosso, ma ve la faccio vedere dopo. Che è l'armatura del samurai, ed è questa. Certo, con la spada di Minecraft magari no. Mettiamo queste due. Questa qui è l'armatura del samurai, come potete vedere, e io la considero fichissima. Giusto l'elmo c'ha queste due corna, che possono piacere o non piacere, comunque... gli mancava un tocchettino che poi vi faccio vedere dopo. E ho aggiunto un'altra mod che aumenta tipo un centinaio di armi in più. Non so quante cazzarone hanno messe. Guardate queste. Ovviamente tutte in HD. Quindi non è la grafica di Skyrim, ma è la grafica retesturizzata, non so, 2075 per qualcosa. E come potete vedere sono fatte da Dio. Ce ne sono veramente una cifra. E un'altra cosa che mancava, che a me stava veramente tanto sui coglioni, che non ho mai potuto avere su Skyrim, era il mantello. Oh, Cribbio, io sul mantello ci devo avere un mantello.
E ho preso questo, una mod che aggiunge dei mantelli. Ci sono, questi sono quelli che potete fare tranquillamente con la pelle. E ovviamente ci sono anche quelli particolari che si trovano, tipo quello del drago, una cosa così. Quelli rari, insomma. Ebbene, considerato come, come elmo. Vabbè, toglie meno 4 all'armatura, ma sinceramente sti cavoli. E guardate che figata allucinante. Non è una cosa figherrima, fighissimo. C'è proprio da quel tocco di, che mancava il mio personaggio. E ora ce l'ho. Guardate che ficata totale. Vabbè, tanto per farvi vedere, no? Così. Togliti, Adrian! Ma venici, maledetta deficiente. Oh, ok. Usa la forgia. Ok, allora, come potete vedere, qui sono vari tipi di mantelli. Si sta prendendo fuori un gameplay un po' così, però tanto per farvi vedere le mod, eccetera, eccetera. Come potete vedere, ci sono... No, che diavolo era? Still. Come potete vedere, qui c'è l'armatura, fa... Più o meno è come quella nani, che giusto aumenta un bel po' l'armatura, che è 106 invece di 88, se non mi sbaglio. Qui ci sono queste, le voglio, ma mi mancano i caracolla, che non mi ricordo che c'è. Qui, come potete vedere, ci sono 10.000 altre spazi, questa è spettacolare. Poi c'è... questa con la donnina nuda, bellissimo. Ci sono accette, spade, spadine, coltelli. Chi ha questa che è la spada Fine Bastard Sword, ma cioè non prendiamoci per il culo, questa è la spada di Aragorn, ragazzi miei, eccetera eccetera eccetera. Poi ci sono varie altre armature, tipo quelle orchesche, eccetera. E poi si vedrà, bro. Comunque, proprio per non fare un gameplay tecnico, che a me fanno anche un po' cagare, devo dire che no, scherzo. Però non sono fatto per i gameplay tecnici. Andiamo a completare la quest che avevamo preso, che avevano massacrato tutto il nostro gruppo, che era Purity of Revenge. E vabbè, dobbiamo massacrare tutti in mano d'argento. Fortunatamente sta qui, ma ho forte Fellhammer, così... ci arriviamo subito! Ok! Perfetto, allora, siamo qui, dobbiamo andare di là. Mamma mia, guardate che... cioè, con la neve questa è una... che cazzo? What? Drago? 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 Ok! Ok, questo non... oh no! Non mi ha neanche cagato. Cioè, sinceramente, ma sai che... mi sta guardando a me? Vuole attaccare me? O sta qui? Ok, andiamolo a prendere. Fus! Oh, devo andare da che cazzo di barba grigia per prendere quel coso. Ok, no, non credo mi stia inculando di pezza. Maledetti. Oppure sì? Oppure... No, niente. E noi non ce lo inculiamo a nostra volta, non diamo confidenza ai draghi. Soprattutto quelli che vi offrono caramelle, ragazzi, non fidatevi mai dei draghi che vi offrono delle caramelle. Sono i più bastardi di tutti. Comunque, allora, andiamo qui verso questa cosa. Volevo dire un'altra cosa, mi sono assolutamente scordato. Grazie cervello, grazie. Sei bellissimo. Oh, siamo arrivati. Fa niente, tutto quello che volevo dire ormai è andato perso nelle nebbie del tempo. Perché c'è qui... salvataggio rapido. Ora che ho scoperto il salvataggio rapido... oh, cazzo! Oh, compagnia! Vieni qui! Silverhand! Cosa vuoi fare? Tipo, le armette nuove, non vali neanche una ceppa! Ah, come potete vedere, ho rimesso l'inventario perché sono riuscito a farlo funzionare. Cioè, non sapete quanto ci ho dovuto smanettare per poter far funzionare tutta questa roba insieme. Ci sono stato una giornata intera. Magari una giornata no, ma qualche ora sì. Vieni qui! Ah! Mamma mia, adoro le doppie armi. Sì, ma prendiamo questo, eccetera. Ok. Ah, come potete vedere, adesso ce l'hanno in molti, il mantello. Vedete? Dov'è? Full Black Eyed! Esattamente. Allora, su, andiamo a completare questa quest, se no fai... se non abbiamo capito, ci sono i mantelli! Fai la quest! Oh no! Ah, paura di... ok, basta. Perfetto! Vieni qui. Autosaving, grazie. Allora, procediamo qui.
Massacriamo tutti i maledetti mano d'argento che ci sono. Apri la porta di legno. Oh, salve, salve, come state? Tutto bene? Sì. Venite. Oh, è scappato quell'altro. È scappato e sta tentando di inchiappettarmi da... Dove sei qui? Oh, no, mi ha preso uguale. Prendi questo. Vai, voglio fare una kill cam con te. Ah, niente kill cam. Bluff. Che diavolo ho preso? Ok, non ne ho idea. Ok. Frecce naniche! Sì! Frecce dannatamente naniche! C'è qualcosa qui? Sto perdendo qualcosina, qualche forziere nascosto. Ah, mi sono scordato di farvi vedere delle altre mod che ho messo, ma tant'è. Le vedrete in seguito. Una è quella per il lockpicking. Vediamo se può fare... No, perché gli devo rubare la roba per poter fare quella mod. Vabbè, fa niente. Fa niente! Donna, vieni qui. Gold... Ok, niente. Qui non c'è nulla, qui nulla, nulla. Petti sul gem! Perfetto! Abbiamo anche una gemmina. Allora, di qua vado bene. Ah no, ok, di qua vado perfetto. Ehi, watch it, par di palle. Comunque, anche se in inglese, ragazzi, non vi preoccupate, lo sapete benissimo, vi traduco io. Vedo. Ah no, è per di qua, quindi no, niente, ok. Fail. Maledettissimo fail. Fa niente. Ho messo anche una quest horror, ma sicuramente non mi ricordo dove si prendeva leggendo dei libri. E dai, basta! Maledetti peccoli mano d'argento. Oh, dai, ce n'è uno. Tutto per sicurezza. Ah, ok, attacca anche lui. Grazie! Ok, non volevo colpirti, non attaccarmi, non uccidermi. Ok, no. Ok, salvataggio rapido! Perfetto! Qui? Da qualcosa? No, un cozzo! Com'è che quando cerco dei forzieri da scassinare non li... Oh, eccolo! Perfetto, ok. Questa è la mod che ho messo, me l'ha consigliato un utente. Non è cheat. O quantomeno non è un cheat se pensate che non è un cheat. In pratica come funziona? Dovete posizionare l'indicatore sul blu e poi premere. Scassinato. Sì, ok, lo so, adesso mi direte Rexen, ma imparare così già sai dove scassinare. Ragazzi miei, mica posso stare 3-4 ore e mezza a scassinare una serratura, un lucchetto. Su via. Anche per i miei gameplay, ragazzi miei, non potete chiedermi una cosa del genere. Troll face. Oh, poveri Silver End. Diamo un po' se... Oh no, non punge su questi! Oh, kill cam? Si è messo Picas in mezzo come un demente e non si è visto nulla. Complimenti. E ovviamente la gente che è sotto inizia a strillare. Carcol, ecco che diavolo era! Vaffan bene! Carboncino! Che cazzo servono dei carboncini per fare delle spade? Oh, vabbè, fa niente. Non do... Stilingot, perfetto. Perfetto. Etto. Muori, sedia. Qui niente. Sedie, ancora sedie. Qui, qualcos'altro. Pare di no. Non so se sto andando nella direzione giusta oppure no, aspetta. Quick save. Ok, Silver End. Hello, lady. How are you doing? Ora male. Oh, scusa. Scusa, Picas. E sei sempre in mezzo anche tu, e che cazzo. Allora, prendiamo questo. Pozione. Tutto. Maledettamente tutto. Ok. Ah, ok, devo scendere lì sotto, quindi immagino
devo tirare questa. Esatto, però visto che la missione dice massacra tutti i maledettissimi cosi del mano d'argento, vediamo di massacrarli tutti. Massacriamo queste spade così insanguinate, proprio del tipo sì, vi romperemo il culo. Yeah! Ok, a parte le stronzate, un po'. Ok, andremo nelle celle nel prossimo video gameplay. Quindi ci vediamo sempre qui, bro. Il nostro video gameplay. Ok, follia, follia. Ci vedremo sempre qui, bro, con il vostro Rax91 per 9 entusiasmatissimi video gameplay. Ciao a tutti, bro!